come credeva anche Yitzhak Rabin, è fanatismo, morte. A questo magari pensava Yitzhak Rabin, mentre stringeva la mano del nemico di sempre Arafat, a questo magari pensava la sera che fu ucciso e che poco prima aveva arringato la folla della sinistra israeliana per convincerla che lo sforzo di pace di Oslo fosse l'unica strada possibile per garantire il diritto all'esistenza di Israele e dello Stato palestinese e la pace e la sicurezza per i due popoli. Non so dire se questa speranza sia morta per sempre con lui e se l'idealismo dovrà sempre cedere il passo alla realpolitik, ma so che per mantenere viva la fiammella della speranza serve per ricordare per sempre Yitzhak Rabin, il suo non sorriso e il suo coraggio del compromesso. Per quelli che ancora hanno speranza, per chi teme di averla perduta, per chi ancora ai giorni nostri muore di fanatismo e per chi la combatterà sempre. Vi ringrazio. Grazie a lei. È scritto a parlare l'onorevole Manlio Di Stefano. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Ogni anno ci raccontiamo questa storia commemorando la scomparsa di un uomo assassinato e col quale svanì anche la speranza di un solido processo di pace in Medio Oriente. Un premio Nobel per la pace ucciso per aver provato a percorrere una strada opposta a quella che ancora oggi Israele persegue. Un Nobel ucciso per aver creduto che Israele e Palestina potessero convivere pacificamente uno accanto all'altro senza più estremismi da una e dall'altra parte. L'autocommiserazione non basta però, Presidente. 20 anni dopo l'assassinio di Rabin siamo nel pieno di una nuova ondata di tensione tra Israele e Palestina. La prima intifada iniziava con lanci di sassi e accoltellamenti proprio durante gli accordi di Oslo. E oggi siamo in un momento in cui gli stessi fenomeni stanno andando avanti proprio a differenza di quella intifada con cui Rabin stava avendo a che fare, ovvero con la violenza non soltanto quella fisica ma quella psicologica di persone costrette a vivere in condizioni non umane. L'assassino di Rabin nel 1995 segnò un punto di svolta. E nel 20° anniversario del suo omicidio, gli israeliani moderati, che per fortuna sono tanti, continuano a sperare in un nuovo e coraggioso leader che riesca a riempire il grande vuoto da lui lasciato. Netanyahu non è mai stato all'altezza, e questo ormai è all'opinione pubblica anche per chi ha un'opinione diversa da quella di Rabin, ma qualcuno ha detto essere l'espressione del popolo. Questo è vero, ne siamo convinti, ma è l'espressione non del popolo, ma della paura che il suo stesso governo ha incentivato e accresciuto in quel popolo. La soluzione dei due popoli e due stati è la sola via percorribile, ma passa dall'eliminazione delle colonie. I muri dividono sempre e la riconciliazione riparte sempre dal dialogo, non dai soprusi dei coloni. Israele, nel giorno della commemorazione di Rabin, rispetti gli appelli dell'ONU e della comunità europea, chiuda gli insediamenti illegali e revochi l'embargo a Gaza. Questa è la migliore commemorazione di Rabin. Grazie. Grazie. È scritto a parlare l'onorevole Palese. Ne ha facoltà. Sì, signor Presidente, il 20° anniversario dell'assassino Rabin, Nobel per la pace, primo ministro di Israele, è un richiamo potente a far memoria di un uomo che ha dedicato alla sua vita completamente, la sua vita alla pace. Non ha lavorato ad un concetto astratto di pace, una pace come resa, una pace come meglio rossi che morti. Ha scelto una pace concreta, piena di promesse e di rischi, come tutte le opere degli uomini, ma voluta nella consapevolezza che con la guerra tutto è perduto. Rabin ha inteso la pace come incontro con l'altro, rinunciando a considerarlo nemico per sempre, anzi considerandolo parte del proprio futuro, accogliendo i bisogni altrui e rispondendo con realismo alle esigenze del proprio popolo. Un uomo così è stato ucciso, ovviamente. I nemici della pace non se la prendono con gli idealisti, con chi lancia proclami, ma contro chi opera in concreto e accetta il rischio del compromesso, rinunciando anche a quello che agli occhi degli estremisti